Allora, io ho iniziato i miei studi al Conservatorio di Palermo, dopo ho finito il percorso di vecchio ordinamento a Milano e successivamente mi sono specializzata in musica contemporanea al Biennio, sempre nella classe del maestro Daniele Comogno. A Milano, diciamo, ho avuto l'opportunità di collaborare in veste da solista con l'Orchestra dei Pomeriggi Musicali e in veste di orchestrale con la Filarmonica della Scala. Ovviamente sono state delle esperienze molto significative per la mia carriera sassofonistica. A Napoli, diciamo, abbiamo inaugurato la Basilica di San Severo nel quartiere Rione Sanità. Abbiamo suonato in un concerto assieme all'Orchestra Sanità Ensemble, è stata veramente un'esperienza molto toccante, molto significativa, in quanto abbiamo potuto notare questa bellissima realtà, questo progetto sociale. E niente, è stato molto bello e anche sono contenta dell'accoglienza che abbiamo ricevuto da parte di Napoli e di tutti gli orchestrali, del maestro. È stato veramente molto, molto bello. Con l'Orchestra dei Popoli vado ad affrontare, diciamo, un altro tipo di repertorio, vado ad affrontare un repertorio di musica etnica dove trattiamo sia brani inediti composti da noi, sia appunto brani popular di molte nazioni del mondo. E quindi, diciamo, lì il progetto è più di carattere improvvisativo e di ricerca. Nel corso di studi le principali difficoltà che ho incontrato riguardano lo studio di tecniche contemporanee. Quindi l'affrontare nuove tecniche per me, come ad esempio lo slap o i multifonici o la respirazione circolare, è stato molto difficile, cioè, in quanto appunto hanno richiesto una costanza e un impegno molto, molto, diciamo, grandi. E quindi lì è stato difficile mantenerla questa costanza. Il repertorio sassofonistico che sento più affine alla mia sensibilità è quello contemporaneo, in quanto la letteratura del sassofono è questa, cioè riguarda la musica contemporanea. Quindi, escludendo i grandi compositori neoclassici come ad esempio Larsson, Ibert, Villa-Lobos, Schmidt o lo stesso Ibert, quello che a me piace è la ricerca che attuano i compositori di oggi riguardo le nuove sonorità, i nuovi timbri, perché c'è da dire che questo strumento, essendo uno strumento nuovo e in fase di sviluppo, si presta a tutto ciò, quindi alla ricerca di nuove sonorità del repertorio neoclassico sassofonistico ed è considerato uno dei brani più importanti di esso. Infatti, io il primo approccio che ho avuto con lo studio di questa partitura è stato anni fa, quando ho finito il percorso del vecchio ordinamento, in quanto era proprio il programma da diploma. Adesso invece, cioè, riprendere lo studio di questa partitura mi ha permesso di migliorare l'esecuzione, anche perché ho maturato una certa tecnica, una certa musicalità, e quindi sto affrontando adesso lo studio della partitura con questa consapevolezza, e senz'altro è una bella esperienza. Shostakovich ed Ellington sono quattro compositori che paradossalmente hanno in comune qualcosa. Questo qualcosa è di origine jazzistica. Da un lato abbiamo Ibert e Shostakovich, che sono due compositori di impronta classica, ma che inseriscono nelle loro composizioni delle inflessioni jazzistiche. Dall'altro lato abbiamo Ellington e Antheil, che sono due compositori che arrivano invece proprio dalle scuole jazz, e in questo caso, in queste composizioni inseriscono invece delle impronte classiche, delle impronte sinfoniche. La collaborazione con l'Orchestra Filarmonica Campana nasce tramite un mio carissimo amico Giulio Marazzia, che ho avuto l'occasione di conoscere
ai pomeriggi musicali quando appunto suonai il concerto di Glazunov per saxofono e orchestra. Lui è stato il mio direttore d'orchestra, per cui da subito si è creato un bellissimo feeling ed è nata una bellissima amicizia, e adesso sono qui perché appunto lui mi ha invitato per suonare nella stagione concertistica di quest'anno e non posso che essere molto felice e orgogliosa di poter far parte di questo bellissimo progetto e spero proprio di ricollaborarci in futuro, perché no?